questa settimana è morto Batman. È giusto così. Gli eroi dei fumetti non dovrebbero invecchiare, dovrebbero essere ricordati sempre intrepidi, giovani e forti. Purtroppo però non è sempre così. Ci sono eroi dei fumetti che non sono mai morti, le loro storie eroiche si sono esaurite, loro sono scomparsi nell'ombra della vita, ma sopravvivono ancora, tristi, inutili, malinconici. Ma cosa hai preso? Cosa hai preso? L'Alzheimer no, hai preso? Ho preso te, Diabolik. Stavolta non mi sfuggirai. Genio del male. Ma quale genio del male? Ma che genio del male, Ginko? Ma ti rendi conto che sei in pensione? Eh? Ti vuoi rendere conto che sei in pensione? Stai tranquillo, fammi leggere 5 minuti in pace sto giornale. Siediti qua, stai tranquillo. Siediti. Cos'è il tuo solito trucco? Genio del male. Ma quale genio del male? Questo è proprio andato. Ma ti rendi conto come ti sei conciato? Sei invecchiato, sembri il nonno di Montalbano. Stai tranquillo, c'è l'artrosi. Stai bravo. Stai bravo, stai bravo. Che qui c'è un... c'è un... Ma se non ti posso nemmeno prendere, che cosa devo fare? Ah, guarda un po'. Guarda un po' i titoli azionari, guarda un po' gli assicurativi, va? Adesso non dirmi che hai messo il TFR nell'assicurazione. Tutto? Sì, matto, lo sai che le assicurazioni sono criminali? No. Cioè, lo so, io ce l'ho lavorato come consulente una vita. Ma davvero? Ma sei messo male? Sì, ieri ho aperto il frigo, c'era un topo che piangeva. Sono... Tu invece? Con tutti i soldi che hai fatto te, tutto il grano che c'hai, Ma non toccare quel tasto, ma lascia perdere, come? Lascia perdere che mi sono ritirato, non ci stavo più dentro. Ma con i soldi non rendeva che senso? Più. Non capisco. Cioè? Ma sai solo di ICI su tutti i rifugi che avevo cosa pagavo? Però adesso l'ICI sul primo rifugio te l'hanno tolta. Eh sì, ma tutti gli altri? Tutti gli altri? Sai che avevo più rifugi che tutti? Diabolik, ce l'hai ancora? Quel rifugio a Monte Carlo? No, c'è un bilocale a Ospedaletti adesso. Ma, bello, Pensa, se sali su una sedia, oltre l'inceneritore si vede il mare. Ma tu hai sempre fatto una bella vita, Diabolik. Ti sei divertito, belle macchine, belle donne, tu in giro con la Jaguar... E io in giro con quel rottame della Citroen Palace del 63, te lo ricordi? Mi ricordo sì. Porca puttana. Hai toccato anche lì il tasto dolente. Tu che macchina hai adesso? Ma io adesso botta di vita. Ah sì? Ho preso tutti i miei risparmi e ho comprato un appunto. Oh, la grande punto, bella macchina. No, oh, l'appunto normale era chilometri zero. No. Beato te. Io ho ancora la Jaguar, madonna cosa beve quella macchina, mi mangia di traverso, mi mangia. Non l'hai cambiata? No. Ma lo sai che l'appunto è un gioiellino? Ma lo so, ma dillo al mio commercialista, con la Jaguar mi ha fatto un leasing eterno, lo sto finendo ancora di pagare adesso, lo sto finendo. Ma scusa Diabolik, ma tu c'hai il commercialista? Ma Diabolik, c'è il commercialista? Ma certo, ma sei scemo, io ho dichiarato tutto fino all'ultimo centesimo. Ma non lo sapevo. Ma io di notte voglio dormire tranquillo. Ma sei mica matto. Arriva a casa la finanza e ti fa un culo così. No. Capito. Guarda, tolta la tuta, non ho mai fatto niente in nero. Preso! Ma sei scemo? Lasciami andare. Ma porca Eva, ma pensa ma a te. Ma no, ma perché c'è stato un momento, sembrava che non avevamo più niente da dirci. Ma c'hai l'istinto? Io sì, ancora ce l'ho. Porca Eva, ma non sei cambiato. Che fine ha fatto quel pezzo di figa di Eva, tra l'altro? No, perché hai detto... ho dovuto dirlo due volte. L'hai detto due volte? Sì. Ah, scusa. No, ma... Credevo che fosse dopo. Ma no, invece... L'avevi già detto, quante volte l'avevi detto? Due. Vabbè, due. Lo sai che io, tra l'altro ti dico una cosa. Io venivo dietro a te per prendere lei, lo sai? Ma... lo so.
Ah, che volevi venire dietro me per prendere lei? Per quello che continuavo a scappare. Poi a un certo punto io mi sono fermato e lei ha continuato a correre. No, ti ha lasciato? Mi ha lasciato. Porco cane. Tutta colpa delle maschere. Ti ricordi che belle maschere che facevo? Porco cane, se me le ricordo. Quando le indossavi eri indistinguibile dall'originale. Una volta ti sei sostituito a meno. Cazzo, ho notato dei punti neri che non sapevo di avere. È così, data così, ne ho messa uno di troppo. Pensa che un giorno dovevo fare un colpo, no? Ho messo sulla maschera dei Bossi. Scusa, e com'è andata? Cioè, Maroni non se ne parlava proprio. No, ho messo la maschera dei Bossi. Sì. E a Eva è piaciuta tantissimo. Porco. Voleva che cambiassi la tuta, la facessi verde. Mi faceva la casella tutti i giorni. Tutti i giorni la casella. Voleva che ridessi l'esame di maturità. Sai, io lì sono andato un po' in palla. L'uomo somatizza anche un po', basta. Non so cosa mi è successo, non so gli ormoni. Cioè, negli ultimi tempi non riuscivo più a far l'amore con lei. Hai provato a toglierti la tuta? Dopo 4 mesi sì, ma ormai non c'avevo più nessuno sotto. Vabbè. E adesso sono qua. Diabolic. Sono come un cane. Io ho un'idea balzana. Io c'ho. Lo facciamo come ai vecchi tempi. Tu scappi e io ti inseguo. Ma va? Cioè tu. Cosa dici? Allora facciamo così. Tu scappi, io ti inseguo. Sali su un elicottero, poi ti tuffi da una scogliera, prendi un motoscafo, ti lanci col parapendio, io intanto ti inseguo, tu con un overcraft mi getto a 600 metri, il volo ti agguanto, tu mi sfuggi sott'acqua cavalcando uno squalo elefante. Lo facciamo, ci stai? Sì, ci sto! Quando? Domani mattina io ti passo a prendere, ti citofono, tu vieni giù, inizi a scappare, io ti inseguo. Domattina? Sì, lunedì. Eh no, c'ho un'ecocardiografia, sono in fila dal 2007. No, martedì! Martedì no, devo lavare l'appunto, scusami, non ce la faccio. Mercoledì! Guarda, no, mercoledì proprio non posso, c'è la messa di mio padre buon'anima, guarda. Giovedì! Eh no, giovedì c'è anno zero. Ma è la sera? Sì, lo so, mi preparo la mattina, vedo tutti i giornali. Venerdì! Eh no, venerdì vengono quelli dell'IKEA a consegnarmi una scapiera lì a Ospedaletti. No, io sabato dormo tutto il giorno. E io sabato c'ho l'allenamento con la bocciofila. No, è un casino. E poi viene Natale, tutta sta gente in giro, c'è il seguire, con i regali, i bambini. Con l'overcraft c'è un bambino, con il regalo glielo porti che via. Comprano. Facciamo così, scusa, Diabolic. Ma rimandiamo tutto dopo la Befana. Cosa dici? Ma io direi di sì. Con l'anno nuovo. Con l'anno nuovo. Che ci sono i saldi. Ci sono anche i saldi. Bel colpo. Sì. Ma sì, dai, facciamo. Preso! Ma vaffanculo! Giorgio Faletti! No. No, Giorgio Faletti. Grazie. No. No, grazie a te. Ci fanno segno di maestra unica, io vorrei parlare qua dei giorni, però voglio solo dire che lui mi fa, ma Mauri, ma dopo parliamo, facciamo due chiacchiere vestito da Diabolic. Lui ha detto, ma sai, sarebbe bellissimo. No, è caduto, prima sentivo una costumista che girava e che diceva, dov'è il cotone? Dov'è il cotone? C'è del cotone? Giorgio, vabbè. Gli ho detto, non fatemi far brutta figura. No, semplicemente due parole molto veloci. Tu hai detto giustamente una cosa prima, io faccio adesso per qualche verso un altro mestiere, però questa cosa che ho provato stasera a tornare qua a fare queste cose è stata veramente un'emozione. Da molto tempo non avevo più questa sensazione. Bello. Ed è stato bellissimo. Grazie. Poi vedremo per il futuro. Vabbè, dai, se vuoi venirci a trovare, se va tutto bene, in autunno dovremo farne ancora un po', per cui... In autunno c'ho una scintigrafia sotto. Maestra unica, come la puoi lanciare tu, maestra unica? Maestra unica!